Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ambra. Allora, oggi andiamo a vedere che cosa ci mostrano le carte per quanto riguarda un ritorno d'amore. Quindi vi invito a pensare alla persona che desiderate che torni e vediamo un attimino qual è l'esito delle carte. Eventualmente, se volete pensare a più di una persona, magari ad un ex o a un amico, un'amica o a un parente, potete farlo. L'importante è che scegliete un gruppo di carte per una persona e un altro gruppo di carte per un'altra. Quindi vi sconsiglio di scegliere lo stesso gruppo per più di un soggetto. Allora abbiamo il primo gruppo che è identificato con il quarzo blu, il secondo gruppo di carte identificato dalla selenite e il terzo gruppo invece dalla pietra lapislazzuli. Tutte le carte che vedrete in questo video le potete trovare nella descrizione del video con il relativo link insieme ad alcuni oggettini. Ok? Inoltre vi ricordo che è un video collettivo, naturalmente riguarda più esperienze, non è detto che ci si debba ritrovare necessariamente al 100%, qualcosa può corrispondere, qualcosa un po' meno. Inoltre ricordo ancora che questo video è valido dal momento in cui viene visto, quindi non ha una data di scadenza. Iniziamo subito con il primo gruppo di carte. Ok, allora iniziamo con il nostro quarzo blu che poggiamo sul fiore della vita e vediamo innanzitutto che cosa è successo fra chi ha scelto il quarzo blu e la persona a cui stanno pensando. Abbiamo altre carte. Orgoglio. Allora, quello che mi viene in mente vedendo queste prime carte è che probabilmente fra di voi non c'è stata una storia d'amore ufficiale o comunque non vi siete mai dichiarati l'uno all'altra, oppure ancora una persona era più innamorata di un'altra. Quindi si aveva e probabilmente si ha ancora in parte questo desiderio di essere una vera coppia, di affrontare le situazioni insieme, di fare le cose insieme, parlare dei progetti futuri di coppia. Quindi è chiaro che almeno da queste prime carte si evince proprio il fatto che fra di voi qualcosa è rimasto inconcluso, qualcosa è rimasto in sospeso. Sicuramente voi avete il desiderio di farvi. Come dire, di essere in questa, con questa persona, però essere cercati, ok? Perché la carta di orgoglio mi fa pensare che c'è una delle due parti che è molto orgogliosa e non posso escludere che siete anche voi. A maggior ragione, se voi avete impiegato molte energie, avete tanti desideri e tante ambizioni, vi aspettate tantissimo da questa persona e soprattutto anche dal vostro rapporto inteso proprio come un rapporto d'amore ufficiale alla luce del giorno, senza nulla da nascondere. Magari c'è qualcuno che non prende una decisione, non riesce a prendere una decisione, oppure ancora voi potreste avere una sensazione in merito a questo lui, a questa lei, ovvero che magari vi nasconda qualcosa. Potrebbe essere che la persona ha fatto marcia indietro in maniera inspiegabile, può essere ancora che abbia cambiato comportamento senza darvi delle risposte, senza neanche provare a giustificarsi. Quindi la sua quasi totale indifferenza è chiaro che per voi rappresenta un campanello di allarme. Proprio perché siamo in un video collettivo, è chiaro anche che l'orgoglio può essere da parte sua, però se così fosse sarebbe un orgoglio senza motivo, sarebbe un orgoglio immotivato, perché comunque dalle carte non risulta che sia successo qualcosa di oggettivamente sbagliato che vi abbia allontanato. Di conseguenza è molto più probabile che tutte le vostre aspettative voi non sapete più se averle oppure se riservarle per qualcun altro. Non sapete se aspettare, magari si è allontanato improvvisamente, magari pensate che ci sia un'altra persona, avete paura che sia così. Ok?
Ok, quindi è chiaro che desiderate delle risposte. Allora, vediamo adesso con i tarocchi. Allora, questa persona tornerà da chi ha scelto il quarzo blu? Questa persona tornerà da chi ha scelto il quarzo blu? Questa persona tornerà da loro? E sotto ancora abbiamo il 10 di denari e sotto ancora l'eremita. Allora, sicuramente è una persona che a livello emotivo non ha un percorso stabilito, cioè in questo momento almeno è totalmente in balia delle sue emozioni. A volte si sveglia arrabbiato e si allontana, a volte si sveglia felice e coinvolge tutti e vi fa sentire più vicini. Quindi è chiaro che il suo modo di rapportarsi a voi dipende strettamente da come si sente. Potrebbe essere una persona lunatica, una persona meteoropatica, ma oltre a queste definizioni, io direi che è qualcuno totalmente dipendente dalle sue emozioni e le sue emozioni dipendono dai suoi ricordi. Quindi, almeno questo è quello che emerge dalle carte, è qualcuno che magari fa un brutto sogno e rimane scontroso per tutto il giorno, è qualcuno che riceve una notizia bella, allora cambia umore e esalta dalla gioia, ok? Allora, quello che farà nei vostri confronti, innanzitutto, immediatamente ha bisogno di tempo, quindi nell'immediato non accadrà niente, ma non dovrete aspettare molto per ricevere delle sue notizie, perché abbiamo qualcuno che arriva. Mi viene da pensare che questa persona con il tempo si renderà conto di essersi comportata male, di aver detto delle parole brutte e pesanti, di avervi fatto soffrire in qualche modo, quindi vorrà rimediare, vorrà magari qualcuno vorrà riprendere il rapporto, però qualcun altro invece potrebbe voler scusarsi con voi senza avere nient'altro, ok? A maggior ragione se si tratta di una persona sposata, di una persona fidanzata o di una persona che vi aveva promesso di essere parte del vostro futuro, evidentemente non riesce a mantenere la promessa o non vuole mantenere la promessa, quindi che cosa andrà a fare? Sicuramente non andrà a lasciare la sua famiglia, ma sigillerà il vostro rapporto rimediando ai suoi errori, quindi se è il caso chiedere scusa, se è il caso quindi cercare comunque di ricucire le ferite, i graffi che ha fatto sul vostro cuore, senza l'intenzione di andare oltre. Se invece non è una persona impegnata, quindi se alle spalle non ha nessun altro a cui dare retta a livello sentimentale, è molto probabile che sì, tornerà da voi per scusarsi perché si renderà conto di aver esagerato o di aver avuto un comportamento che non gli fa onore, in poche parole. Quindi questo passo indipendentemente ci sarà. Lui o lei ritornerà da voi. Però devo dire che in un certo senso vorrà rimanere con i piedi dove è adesso, cioè non vuole dare aspettative a voi, non vorrà darvi aspettative, non vorrà farvi mettere nulla nel cuore perché preferirà stare da solo, da sola per rispondere magari a delle domande di cui necessita ovviamente ottenere degli esiti. Quindi diciamo che sì, il ritorno ci sarà, il ritorno delle scuse direi, ci saranno delle scuse, ci sarà un dispiacere, questa persona sarà dispiaciuta
rammaricata soprattutto per come è andata fra di voi, per come ha fatto andare la situazione. Però in quelle scuse si nasconde anche un senso di chiusura, un senso di chiusura o perché sceglie la propria famiglia, quindi sceglie quello che già ha. Oppure se effettivamente non ha una famiglia, non è sposato, non è fidanzato, eccetera, eccetera, allora significa che le aspettative che avevate devono fare un passo indietro. Perché effettivamente o non si sente ancora pronto, oppure i suoi obiettivi, i suoi buoni propositi sono cambiati. Ok? Allora, vediamo. Chi ha scelto il quarzo blu vivrà un nuovo amore diverso da quello che abbiamo appena visto? Vivrà un nuovo amore con una nuova persona? Allora, vediamo, vediamo. Chi ha scelto il quarzo blu vivrà un nuovo amore con una nuova persona? Ok, sono cadute diverse carte. Allora, la risposta è comunque affermativa. Sì, adesso le sistemiamo un pochettino. La risposta è affermativa. Allora, ovviamente all'inizio, nel momento in cui voi vorrete conoscere una nuova persona oppure deciderete di dar spazio a nuove conoscenze e di lasciare andare la persona che non vi apprezza, che non vi accetta, inizialmente per voi sarà un po' difficile, infatti non avrete ben chiaro nell'immediato che cosa vorrete fare, se continuare ad aspettare che la persona a cui state pensando cambi idea, atteggiamento, oppure se decidere voi di andare oltre. Però con il tempo le vostre intenzioni saranno sempre più chiare, quindi questa confusione voi proprio la taglierete in due e deciderete di affiancarvi a delle persone che invece sono disposte e sono aperte a livello emotivo a conoscere voi e a farsi conoscere soprattutto. Qui però abbiamo un blocco che è praticamente la vostra paura di soffrire ed è, diciamo, anche correlata al fatto che vi sentirete quasi in colpa a conoscere una nuova persona, avete paura che conoscendo qualcuno di nuovo, la persona che state aspettando che ritorni non torna più. Quindi anche questa paura è davvero molto limitante. C'è da dire poi che voi andrete oltre perché abbiamo due assi, asso di bastoni e asso di denari, quindi voi darete proprio vita a una nuova conoscenza che si rivelerà molto, come dire, molto di buoni risultati, ecco, che darà i suoi frutti. Ogni tanto potrebbe ritornare il pensiero di lui o di lei, oppure vi potrebbe mandare un messaggio, però sarà soltanto un messaggio test per capire se voi fate sul serio con questa nuova conoscenza, oppure se proprio siete andati oltre. Vediamo adesso con il mio oracolo cosa consigliate a chi ha scelto il quarzo blu. Cambia direzione. Ovviamente il consiglio è quello di cambiare direzione, ok? Quindi voi comunque non dovete mettervi fretta, fate tutto con calma. Per riprendere un attimino, abbiamo visto che sì, ci sarà un ritorno, ma giusto per scusarsi, per rimettere le cose al loro posto e poi continuare a percorrere il percorso che si sta facendo. Quindi se è una persona impegnata, continuare a mantenere le promesse dall'altro lato e a chiudere con voi. Se invece così non lo è, significa che la persona non vuole impegni. Voi siete destinati ad un nuovo amore con un'altra persona, l'oracolo dice anche di cambiare direzione, quindi quello che voi state vivendo non è né un rapporto di fiamma gemella, non è né qualsiasi altra cosa di simile. Ma è semplicemente una persona che vi sta facendo capire che vi sta facendo capire che cosa non è l'amore, che cosa non è la coppia, ok? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Grazie mille per aver ascoltato questo quarzo
Quarzo blu, adesso passo alla selenite. Eccoci qui con la nostra selenite che mettiamo sul fiore della vita. Andiamo a vedere con gli oracoli che cos'è che è successo fra di voi. Quindi vediamo se vi ritrovate nella variante con la selenite oppure dovete scegliere un altro gruppo di carte. Cos'è successo fra chi ha scelto la selenite e la persona a cui stanno pensando? E sul fondo abbiamo la carta di cambiamento. Dunque, la situazione descritta dagli oracoli fa pensare proprio a due parti in cui una è più presente e l'altra più assente, più indifferente, come se non riuscisse a dare il peso alle cose veramente importanti. Magari si parlava, si cercava di parlare di un futuro o si cercava di spronare l'altra persona a fare sul serio, quindi a costruire con il tempo qualcosa di stabile, però l'altra persona diciamo che trovava più che altro degli ostacoli, oppure si faceva venire delle paranoie, delle paure, cercava insomma tutti i mezzi per fare in modo che questi progetti di coppia futuri faticassero anche ad essere pensati. Ed è piano piano sorta proprio l'impossibilità di pensare ad un futuro felice insieme a lui o a lei. Evidentemente questa persona non si sentiva pronta e non sapeva come dirlo, oppure non voleva correre, però allo stesso tempo non voleva che voi aveste una cattiva reputazione sulle sue intenzioni per quanto riguarda appunto quello che aveva intenzione di fare insieme a voi. Diciamo che la situazione fra di voi potrebbe o essere totalmente chiusa, quindi non ci sono contatti fra di voi, oppure sì, ci sono contatti, però avvertite un cambiamento da parte sua, un cambiamento che vi mette in allerta, vi fa restare proprio, vi fa rimanere con l'acqua alla gola in un certo senso, perché questo cambiamento voi avete paura che in realtà nasconda qualcos'altro o qualcun altro. Avete paura che magari questa persona si stanchi di voi, che vada altrove, diciamo, stanno sorgendo in voi dei dubbi che più vivete questo rapporto e più questi dubbi sembrano essere realtà. Quindi la situazione è questa, c'era una parte che era indifferente rispetto all'altra e poi con il tempo chiaramente non è andata più bene. Ok, allora vediamo con i tarocchi. Questa persona tornerà da chi ha scelto la selenite? Questa persona tornerà da chi ha scelto la selenite? Questa persona tornerà. Ok, allora le cose stanno così. Innanzitutto le carte hanno voluto mostrare la vostra fotografia emotiva, cioè quello che voi avete dentro in questo momento, come vi sentite interiormente. In questo momento qualcuno di voi, ripeto che siamo in un interattivo, che qui non è detto che debba risuonare, però qualcuno di voi potrebbe sentirsi quasi ossessionato dal suo pensiero, potrebbe pensare troppo a questa situazione e più ci pensate, più siete intrappolati. Più siete intrappolati e più vedete dei difetti.
Avete talmente tanti pensieri che non sapete quale è più vero, quale è meno vero, quale corrisponde di più ai fatti per come sono andati e quale invece corrisponde invece alle vostre paure su come potrebbe andare in futuro, su come le cose stiano nella realtà, presumendo proprio il fatto che ci sia una realtà che voi non sapete, quindi dei segreti. Le carte quindi sottolineano che voi avete bisogno di calma mentale perché dentro la vostra testa c'è un caos. Vi svegliate la mattina e pensate sempre alla stessa situazione, vi addormentate pensando e continuando a pensare sempre allo stesso modo. Agendo con questa strategia, diciamo, non ne verrete assolutamente a capo, ma vi confonderete ancora di più e rimarrete voi stessi intrappolati in questa catena che state costruendo da soli. Quindi, innanzitutto, le carte vi mettono in allerta, vi stanno dicendo che pensando troppo, anche magari sforzandosi di pensare a un ritorno, quindi sforzarsi di pensare in positivo, è totalmente inutile, perché voi non riuscirete a manifestare un suo ritorno fino a che dentro avete questa confusione, fino a che siete totalmente bloccati nella vostra parte mentale, voi non riuscirete a farlo. Se dentro avete paura, se dentro pensate che l'altra persona abbia avuto o abbia ancora dei segreti con voi, e se siete troppo attaccati a questa situazione, voi non riuscirete né a manifestare un suo ritorno e né anche a immaginare un futuro più sereno, quantomeno per voi. Quindi un regalo che voi dovete farvi è quello di abbassare questa mentalità così complicata che vi siete indotti a pensare. C'è bisogno di riprendere il vostro controllo e di allontanare tutti questi pensieri che non fanno altro che farvi sentire come un mare in tempesta. Ok? Quindi le carte, prima di rispondere alla domanda, hanno voluto fare questa fotografia di come voi vi sentite, perché come voi vi sentite determinerà che cosa accadrà in futuro. Allora, questa persona tornerà da chi ha scelto la Selenite? Questa persona tornerà da chi ha scelto la Selenite? Allora, le cose stanno così. La persona in questione è arrabbiata con voi o comunque sente la responsabilità, sente una responsabilità eccessiva, sente la responsabilità di doversi giustificare per ogni cosa che fa. Sente che voi non vi fidate o comunque lo ha sentito, dipende se vi sentite attualmente oppure no. Quindi il solo pensiero di tornare da una persona che non si fida completamente e che mette in dubbio qualsiasi cosa fa e dice non è proprio qualcosa che vorrebbe fare. Quindi è chiaro che nel momento in cui guardate questo video la persona è fra due cuori, perché da un lato vorrebbe tornare da voi perché comunque sente un legame, però dall'altro sa già come va a finire, parte, diciamo così, prevenuta, e non è facile fargli credere il contrario. Ok, se non appunto dopo un cambiamento interiore che avete fatto, che abbiamo visto precedentemente, però quello comunque ha bisogno di tempo, quindi nell'immediato questa persona non tornerà. Non tornerà perché il solo fatto, il solo pensiero di tornare a vivere un clima poco armonioso è qualcosa che non lo entusiasma per niente, quindi preferisce rimanere in guardia nei vostri confronti, preferisce tenere la guardia alta e piano piano andare verso nuovi orizzonti più tranquilli piuttosto che in questo momento almeno
ricominciare o quantomeno provare a ricominciare. Quindi in questo momento, quando guardate questo video, la persona vuole stare lontana da voi. Questo però non significa che anche in futuro voglia la stessa cosa. Se voi nel frattempo che la persona non si fa sentire lavorate sulle vostre paure, lavorate sulla capacità di essere più sicuri di voi e sul fatto che non dovete stare sempre in allerta, non dovete dubitare di tutto, la persona avvertirà che c'è qualcosa di diverso in voi e probabilmente questo voler stare più tranquilli potrebbe indirizzarlo verso un nuovo inizio con voi. Dipende tutto voi come gestite questo tempo, quindi più voi rimanete caratterialmente in questo modo e meno sarete propensi a ricominciare insieme a questa persona. Per il momento non tornerà, anche perché tornare significherebbe andare contro la sua volontà, perché in questo momento non sarebbe disposta questa persona a parlare in maniera tranquilla con voi, perché dentro ha comunque del rancore e partirebbe prevenuta nei vostri confronti, quindi inizierebbe un ritorno ma sapendo già che finisce, sapendo già come va a finire, e quindi pensa che in questo momento non ne vale la pena. Se voi nel frattempo approfittate di questo tempo per aumentare la fiducia che avete in voi stessi e nelle vostre capacità, quindi eliminare questo attaccamento che avete verso questa situazione, allora la persona avvertirà, avrà proprio delle sensazioni quasi fisiche che voi state cambiando, che c'è qualcosa di diverso. È nulla da togliere la possibilità che nel momento in cui avrete lavorato su questo vostro aspetto, la persona potrebbe fare, diciamo così, marcia indietro e ritornare da voi, perché sarebbe un po' come ritornare però da una persona completamente nuova, da una persona completamente rinata. Vediamo con il mio oracolo che cosa consigliate a chi ha scelto la Selenite riguardo questa situazione. Abbiamo il consiglio di dimentica. Dimentica può significare diverse cose, può significare dimentica la persona, dimentica una situazione in particolare, dimentica tutto quello che ti fa star male, dimentica per poi ricominciare. Non ti fare incastrare dai dubbi, dalle paure, perché altrimenti si vivranno dei tormenti autoinflitti. Quindi qua c'è bisogno di dimenticare qualcosa e di ricominciare da se stessi. Vi ringrazio molto per aver ascoltato questa Selenite, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io passo all'interpretazione della lapislazzuli. Eccoci qui con la nostra lapislazzuli che mettiamo sul fiore della vita. Allora andiamo a vedere prima con gli oracoli che cosa è successo fra di voi, quindi vediamo se vi ritrovate in questo gruppo di carte oppure dovete scegliere un'altra variante. Quindi che cosa è successo fra chi ha scelto la lapislazzuli e la persona a cui stanno pensando? E poi sotto abbiamo la carta di amore malato e sotto ancora la carta di attaccamento. Allora, qui qualcuno è stato ingannato, o è stato tradito, oppure si è sentito ingannato, si è sentito tradito. Possono essere delle situazioni chiaramente più o meno gravi, questo dipende dalla situazione personale, non stiamo qui a sindacare, anche perché è un video collettivo. Sicuramente i desideri di coppia, in tal senso il desiderio di stare bene insieme in futuro, era molto grande, infatti probabilmente voi eravate molto attaccati a questo pensiero, a tal punto che è diventato un amore malato, a tal punto che senza questa persona vi siete sentiti e probabilmente vi sentite tuttora persi, quasi delle nullità. Sono delle parole forti, però queste due carte insieme, con la carta di blocco tra l'altro, indicano proprio un panorama completamente grigio
quasi proprio come se voi non voleste nessun'altra persona se non lui, se non lei. Ed è chiaro che questa esclusiva vi limita fortissimo nei rapporti di coppia, anche perché ci possono essere delle nuove persone che vogliono conoscervi, che vogliono rendervi felici, però voi, rimanendo fedeli al vostro ricordo, al vostro passato, non date neanche l'opportunità alle persone di avvicinarsi. Quindi è chiaro che in questo momento le vostre energie sono completamente bloccate, soprattutto i buoni propositi d'amore sono completamente off limits. È un po' come se il vostro cuore fosse totalmente annebbiato da questa maschera che è stata indossata, magari la persona si è rivelata completamente diversa da quella che era, oppure ancora la persona ha fatto un cambiamento brutto nei vostri confronti, o ancora quel fiore bello che desideravate sbocciasse, in realtà è sbocciato, però la vita di coppia non è così, bella, così coinvolgente, così armoniosa come desideravate o come pensavate. Diciamo che inizialmente la situazione era diversa da quella che poi si è verificata nel corso del tempo. C'è anche da dire che la persona in questione, questo potrebbe risuonare per alcuni, per qualcun altro no, però la persona in questione potrebbe incolparvi del suo cambiamento, però in realtà non è un cambiamento, è la sua vera natura che è uscita fuori e dà la colpa agli altri perché non si accetta. Quindi c'è anche questo aspetto da considerare. Molte volte, anzi più delle volte, noi diamo la colpa agli altri che sono emotivamente più vulnerabili, più sensibili. Diamo la colpa agli altri quando ci sentiamo dei falliti, quando stiamo fallendo e si fallisce soprattutto con un comportamento, con un carattere, con un modo di essere di cui pensiamo di non avere il controllo. In realtà, con un po' di costanza e con un po' di autodisciplina, il controllo si avrà. Questo però ovviamente le persone lo capiranno con il loro tempo e nel frattempo c'è qualcuno che si fa male, come ad esempio voi. Voi state molto soffrendo, soprattutto perché questo attaccamento è ancora attivo in voi. Non posso escludere che magari guardate i vecchi messaggi, avete delle abitudini che non riuscite ad eliminare, o ancora vi guardate le vostre foto o le foto di lui o di lei. Quindi è una situazione che deve essere comunque sbloccata per il vostro benessere. Non dico immediatamente, però comunque con il tempo questo grado di attaccamento deve essere smaltito assolutamente, sia per un possibile ritorno, adesso andremo a vedere, ma sia proprio per voi, per la vostra incolumità emotiva, ok? Diciamo così. Allora, vediamo con i tarocchi. Questa persona tornerà da chi ha scelto la pietra lapislazzuli? Questa persona tornerà da loro? Questa persona tornerà da loro? Questa persona tornerà da loro? Dunque, sì, questa persona tornerà da voi, ma fate molta attenzione. Poi con i tarocchi andremo a vedere anche in futuro. Ok, però concentriamoci sull'esito attuale. Allora, la persona tornerà da voi, non subito, farà passare un po' di tempo, ma perché vuole fare passare un po' di tempo? Per farvi sentire ancora di più in colpa, perché crea, secondo
suspense per un sacco di motivi, però volontariamente sceglie di farvi attendere. E guardate come tornerà, spero che comunque si riesca a vedere. Vedete, tornerà sempre con la stessa maschera. Voi non saprete come rispondere, se rispondere con la stessa maschera oppure se farvi capire che avete capito che ha una maschera. Ok? Quindi diciamo che è una persona, non dico che ha cattive intenzioni, ok? Perché non lo direi mai, però prende questo rapporto un pochettino giocherellando, ok? Una persona giocherellona, chiamiamo così, una persona che salta di fiore in fiore, di calice a calice, a volte beve, a volte lo lascia da parte, fa un po' come gli pare, perché pensa proprio che questo calice gli venga sempre dato, gli venga sempre regalato. Ovviamente il calice rappresenta l'apertura di cuore, quindi il fatto che viene perdonato o perdonata, il fatto che viene sempre giustificato, viene sempre capito. Quindi è una persona che diciamo un pochettino anche viziata, viziata perché vuole fare le cose a modo proprio e chi si mette contro lui o lei e il suo volere ne paga le conseguenze, come? Con la sua indifferenza. Quindi è qualcuno che non è disposto al dialogo, al confronto, perché il confronto non lo regge. C'è da dire anche che quando questa persona tornerà e cercherà di ammaliarvi, voi inizialmente potreste pensare che sia cambiata. Ho cambiato, però in un secondo momento non potrete far finta di nulla perché l'amarezza che vi ha lasciato nel cuore tornerà a farsi sentire. Quindi non potete chiudere a chiave tutto il dolore che state vivendo e che avete vissuto semplicemente perché la persona si è ripresentata da voi. No, assolutamente no. Voi avete diritto a delle spiegazioni e la persona ha il dovere di darle se vuole far parte di nuovo della vostra vita. C'è da dire anche che in molte situazioni la persona potrebbe darvi delle spiegazioni, ok? Anche delle spiegazioni che in un certo senso vi aggradano, cioè delle giustificazioni che in realtà non sono discutibili. Quindi voi in un primo momento potreste dire: ah, vabbè, però se è così, anch'io al tuo posto avrei fatto allo stesso modo. Ma dentro di voi qualcosa vi dirà di non cascarci o quantomeno sì, di far pace, di accettare quelle giustificazioni, però poi basta di andare oltre. Perché? Perché tutto quello che la persona poteva darvi già vi ha dato e tutto quello che potevate tirar fuori da questo rapporto lo avete tirato fuori, non c'è più niente che questo rapporto può darvi, ok? Però sarà qualcosa di cui voi vi accorgerete non immediatamente, ma con il tempo. Vediamo se voi siete destinati ad un nuovo amore con una nuova persona. Quindi che cosa potete mostrare su un nuovo amore con una nuova persona che riguarda chi ha scelto la pietra lapislazzuli? Beh, inizialmente voi terrete tutti lontano perché comunque avrete paura di soffrire, avete paura che in un certo senso la natura della persona sia diversa, quindi le esperienze che avete fatto e che state facendo vi segneranno, però devo dire che con il tempo voi ci penserete, come per dire, ma io cammino per strada e vedo persone che si abbracciano, che si baciano, che si tengono per mano. Sia coppie giovani che coppie mature, quindi anche l'amore storico è bello da vedere. Ad esempio, due vecchietti che si tengono per mano è una cosa bellissima. Quindi voi inizierete a pensare perché gli altri possono essere felici e io no, o quantomeno inizierete a pensare: ma se la vera felicità fosse un'altra rispetto a quella che sto vivendo? E così piano piano voi darete il via ad un cambiamento, alla ruota che gira, voi darete proprio l'inizio al giramento, passatemi il termine, di questa ruota che poi altro non è che la ruota della vita. Però
Piano piano però, perché prima di tutto voi dovete capire che voi valete, voi dovete capire che avete la vostra importanza, che siete importanti e chi non vi apprezza è perché non conosce che cosa significa la parola valore, non conosce ancora il termine, non ha fatto esperienza, quindi non può riconoscere la bontà semplicemente perché ancora la bontà non ha visitato la sua vita. Imparerete con il tempo ad amarvi, imparerete con il tempo a onorarvi anche, quindi a mettervi proprio su un piedistallo e a trattarvi come vorreste essere trattati. Sarà un processo graduale, però qui il risultato è assolutamente garantito con una nuova persona, o quantomeno inizierete a pensarvi felici con qualcun altro. Non tanto con, cioè non penserete al viso di questa persona, ma penserete a come voi vi sentirete vivendo, ad esempio, passeggiando in campagna, passeggiando per strada, quindi vi concentrerete sulle emozioni del gesto, sulle emozioni che provereste se effettivamente camminaste mano per mano, ok? Quindi piano piano voi vi allontanerete dall'attaccamento che avete verso un nome, un cognome, verso un viso, verso un odore collegato ovviamente alla persona e iniziare a concentrarvi sulle sensazioni. Vediamo il mio oracolo quale consiglio dà a chi ha scelto la lapislazzuli per quanto riguarda questa situazione. Abbiamo la carta dentro di te. Probabilmente tutto quello che abbiamo visto voi lo sentivate dentro di voi, lo sentivate come vero già da tempo, avevate bisogno semplicemente di una conferma che non è tardata ad arrivare. Ricordate sempre che le risposte sono dentro di voi e molte volte rifiutiamo di accettarle perché abbiamo paura di un cambiamento che in realtà ci aspetta a braccia aperte. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, grazie mille per aver ascoltato questo video. Nella descrizione potete trovare tutte le carte che ho utilizzato insieme ad alcuni oggettini, la mia email personale e i social in cui pubblico contenuti gratuiti. Grazie mille nuovamente e ci rivediamo presto in un nuovo video. Ciao a tutti!